Salve ragazzi, è da veramente tanto tempo che non facevo video sul canale e sono tornato giusto per darvi una notizia un po' inaspettata. Come ben sapete, Penumbra era stata interrotta anni fa e mi vedo costretto a interrompere anche Chanos Quest, perché purtroppo appartenendo al filone delle hack demenziali slash satiriche, diciamo che se l'umorismo non è fatto ad hoc, scendo nel cringe. E Chanos Quest stava arrivando in quel punto, e facciamo che no, perché non è bello. Ragion per cui ho messo su un nuovo team, raccolto un po' di materiale e messo su un nuovo gioco chiamato Pokémon Climax, del quale al momento è disponibile l'Alpha 1.0. In questo gioco ricopriremo i panni di Rennack, un giovane professore Pokémon e scienziato che viene mandato in una nuova regione per scoprire il motivo dietro a diverse apparizioni di Pokémon nuovi o mutazioni di Pokémon già esistenti. La regione è basata sull'Australia, come si può vedere dalla world map. Tra le novità introdotte abbiamo niente palestre, niente leghe, come al solito nelle MIAC, dopo tutto, l'introduzione del tipo folletto, lo split fisico speciale, sistema di repellenti alla Black and White 2, esperienza dopo la cattura di un Pokémon in stile sesta gen, la presenza di dungeon alla mo' di Zelda, valutazione IV direttamente nello schermo principale del Pokémon, nature evidenziate in base alle stats che potenziano o indeboliscono e ovviamente Fakemon. Detto questo, se volete maggiori informazioni le potete trovare nel topic che vi linkerò qui sotto, ovviamente su Pokémon Hacking, da cui sarà anche scaricabile l'alfa. Vi chiedo inoltre di lasciarmi un piccolo feedback, vuoi su Pokémon Hacking, vuoi in privato su YouTube o direttamente nei commenti di questo video, con cose che vorreste vedere migliorate o corrette o ribilanciate. Questa qua sarà la mia ultima hack, quindi vorrei che venisse fuori bene. E mi servirebbe anche l'aiuto di gente che per anni ha provato le mie hack e che probabilmente le sta ancora giocando, non so come. Vi ringrazio e ci becchiamo al prossimo aggiornamento.